Aspetta un attimo. Fammi guardare. Oh, Ludo, è pieno di gente. Come sai? pieno? Aspetta. Sì. L'hai invitati tu? Ma sa la gente che ci sta, bada. No, 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 no. Dai, tocca uscire. Allora, fai una cosa. Allora, io entro e Aspetta, aspetta, aspetta che entri, che parlo che? prima io per 5 minuti. Ah, allora entri prima te. E io poi? Mi tocca. Vabbè, dai, se inventiamo qualcosa. Oh, dagli tutta. Dagli Sbomba te, tutta! io aspetto che mi chiami. Io sto qua, buona seduta, c'è l'acqua. Non lo so se ci riesce a sta buona, ma dai. Dagli tutta, Rubè. Dai, spacca. Via! Sbommi te. Buonasera! Buonasera! Benvenuti, ma soprattutto benvenute per ovvie ragioni che vedremo insieme tra poco. Lo so, anche se è buio, vedo il disappunto nelle vostre facce, non sono chi vi aspettavate, lo so, ma facciamo un passo per volta, mo risolviamo tutto, state calmi, ci avete da fare? No, siete venuti qua apposta, allora mo vi spiego tutto. Allora, io sono Roberta Mira Capillo. Dice, e sti cazzi, infatti, sono d'accordo con te. Però sono qui in rappresentanza non di me stessa, ma del progetto La Scienza Coatta. Alzi la mano chi ha mai sentito parlare del progetto La Scienza Coatta, qualche manina timida. Ah, bravissimi. Ah, quindi parecchia, dai, e tiriamoci su allora. Per chi non lo sapesse, La Scienza Coatta è un progetto di divulgazione scientifica in romanesco, nato nel 2015 sui social, vi ricordate Facebook? Quello là. E però sempre in continua espansione come l'universo. L'idea comunque è sempre ancora semplice, mostrare come il mondo della scienza non sia quello noioso, lo possiamo dire, quello noioso, polveroso, impenetrabile quasi, che noi ci immaginiamo da sempre. Anzi, e lo facciamo provando a raccontare, oltre ai concetti scientifici, pure degli aneddoti sulla vita di questi scienziati e di queste scienziate, perché i ricercatori impregano, gioiscono, fanno le puzze, ebbene sì. E facciamo questa cosa, niente po' di meno, tramite l'uso dei meme, sta cosa che così, nata da poco, tra l'altro nessuno lo sa, ma fu uno scienziato, il biologo Richard Dawkins a inventarsi la parola proprio meme, il concetto. Sperando con l'intento di rendere la scienza più vicina alla vita delle persone e anche se scappa così una risata ogni tanto. Oh, abbiamo sempre raccontato prima di tutto la vita degli scienziati e delle scienziate, e vabbè, per poi ci siamo allargati come tendiamo a fare. Quindi abbiamo fatto altre rubriche come Pianeta Terra sulla sostenibilità ambientale, Fateci Spazio dedicata all'astronomia. Esatto. Poi abbiamo rivisitato, perché ci annoiavamo durante la pandemia, i più âgés si ricorderanno, Semo fatti così, che è quello là, vi ricordate, Madonna, quante soddisfazioni ci ha dato quel cartone. Pensavamo di capire il corpo umano, pensate, vi ricordate. E poi anche addirittura una cosa osticissima, si dice osticissima, una cosa molto ostica, come la chimica con la rubrica La chimica coatta, è uscito pure un libro, tra l'altro, vabbè. Ma quella più gettonata negli ultimi tempi, e mi viene da dire forse così il motivo per cui siamo qua, siamo stati invitati dall'INAF, è la rubrica Giovedì Gnocche. È forte. Pensate che ci hanno pure criticato perché giovedì gnocchi, gnocchi, oddio, vabbè, insomma, non si può dire più niente. Bene, sta rubrica appunto è partita, come potete immaginare, per omaggiare le scienziate coatte di tutti i tempi, quelle taciute, quelle messe negli archivi, quelle che nessuno conosce, infatti, e noi le ritiriamo fuori e parliamo pure quelle di oggi. Oggi proprio in particolare, oggi, che giorno è oggi? 11 febbraio, una domenica. E che si festeggerà oggi secondo voi? Cioè, si festeggia, insomma, di che si parla oggi? Vabbè, allora se siete venuti preparati io me ne vado. Di che stiamo a parlare? Sì, esatto, non solo che è finito Sanremo finalmente, ma oggi è la giornata delle donne e delle scienziate nella scienza. Esatto, questa è una battuta che è sfuggita, sfuggita, è stata fatta apposta ovviamente da uno di noi, da uno dei padri, pensate, della scienza coatta. Ovviamente non è una battuta per dire chiaramente che le donne sono sempre state meno
nell'ambito scientifico e che ancora oggi, ahimè, lo sono, ma non per loro mancanza di capacità, ma ovviamente perché sono state un po' schiacciate per vari motivi che adesso andremo a vedere insieme, e che anche ai maschi, ragazzi, perché vedo che c'è la maggioranza femminile, ma ci sono anche tanti uomini, anche a voi vi tocca fare in modo che arriviamo verso un miglioramento della situazione. Ah, sicuramente tu lo saprai, ma nel 2015 è nata questa giornata delle donne e delle ragazze nella scienza dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ovviamente per riconoscere l'apporto fondamentale delle donne e delle ragazze nella scienza e nella tecnologia, per sfatare miti, sconfiggere pregiudizi, superare stereotipi. Tutto oggi, pensate, domani già gli frega anche più cazzo a nessuno, ma oggi non si sa che famo. Quindi, bando alle ciance, oggi quindi per questo siamo qua. E questo è il nostro, esatto, stemano, ponno esse donne, ponno esse scienziate, questo lo sapevate già tu. Un applauso per cominciare tutti insieme. Grazie. Sì, però fa ride perché fa ride, ma di che si parla quando si parla di STEM? Che vuol dire? Allora, non rispondo io, ma l'abbiamo chiesto a Alessio Rigoni. Vediamo che ci ha detto. Allora, oggi è 11 febbraio e interrompo. Rigoni! Oh, Bristire, sempre con me ce l'ha, Bristire. Ci stai soltanto tu? Ah, vabbè, sì, in effetti c'ha ragione, Bristire. C'ha ragione, Bristire, scusi. Parlami delle STEM. I semi da Roma, Bristire, o semi da Roma. Quale STEM? Che stai dicendo? STEM è un acronimo che sta per... Ah, ho capito, Bristire. Stiamo a fare tipo cruciverba. Per? Sono tosse e magnifiche. Ma chi? Le scienziate, professore. Oh, esatto. Continua, va, continua, Rigoni. Fondamentalmente, STEM sa... per? Sape, sta per? Sape, science, technology, engineering, mathematics. Rigoni, ce l'hai scritte sulle mani? Te credo, professore. E STEM stanno su ste mano. Vabbè, dai, lasciamo perdere, lasciamo stare, almeno già è tanto che ce l'hai scritta sulle mani. Quindi, allora, perché le STEM sono importanti? Le STEM sono importanti per la crescita del paese. Del pane, professore. Paese, Alessio, per la crescita del paese. Ah, vabbè, ho capito, professore, del paese, sì, certo, perché comunque fondamentalmente la scienza è comunque importante per la crescita del pane. E del paese, professore, pure è vero che il pane lievita, cresce. Cioè, come il paese, quindi c'è un... Vabbè, lasciamo perdere. Senti, ascoltami, come potrebbero crescere le STEM? Diventando più inclu? Capito, ma è una cosa che stiamo a dire, non ho capito. Inclu, con la L, inclu, Alessio! Inclusive! Beh, giusto, professore, o stavo per dire inclusive. Infatti, ascoltami, le percentuali di iscrizioni a facoltà STEM hanno ancora grandissime differenze di genere, e infatti per ogni ragazza iscritta ci sono più di due ragazzi iscritti, e questo a causa degli stereotipi. Dicendo che siamo a Sanremo, Alessio, che cosa stai dicendo? Gli stereotipi di genere. Ah, ok, ah, certo, ma lo so, cioè, perché fondamentalmente una si convince che non è portata per materie scientifiche, per la matematica, solo perché è donna, e che tipo non importa quante lauree c'hai, solo perché sei una donna, quelli te continuano a chiamare tipo signorina, ma non ho capito, ma signorina te che, oh, ma state buono, Alello. Vabbè, buono, ho capito, esatto. Infatti il 71,5% di tutte le scienziate intervistate hanno detto proprio questo. Bravo. C'è altro? Beh, c'è altro, sì, professore, ci sarebbe pure troppo. A me, per esempio, mi è rimasta troppo impressa sta cosa, cioè che fondamentalmente nelle STEM alle donne continuano a dire che praticamente, cioè, i meglio uomini
so comunque meglio delle meglio donne. Cioè, se stiamo a rendere conto, professore, ma come si permettono? Bravo Alessio, bravo papà. Oh, ho capito, non te credo, professore, ma a me le donne ne stanno, stanno a cuore, oh. Cioè, fondamentalmente sono dei gagliardi, oh, ma io vi dico. Beh, buono, questo ti fa onore, bravo, bravo. E quindi, che cosa si può fare quindi per le STEM? Fondamentalmente c'è da mettere in luce, cioè a determinazione, il coraggio, l'innovazione di tutte queste pischelle, di tutte queste donne che comunque, cioè fondamentalmente combattono tutti i giorni contro gli stereotipi. Gli stereotipi di genere! Perché io lo famo vedendo quanto sono forti queste pischelle, queste donne, nelle materie scientifiche, in scienze, in materie tecnologiche, sì? Ingegneria e cose, là, come la si chiama, matematica. Perché? Perché se mano, professore, può non essere piuma, ma può non essere pure ferro! Basta, basta, Alessio! Bravo Alessio, bravo Alessio, vabbè, mo abbiamo dato il supplì, passiamo al piatto forte, quindi Stemano, un grosso applauso per Ludovica Di Donato. Grazie. Grazie mille, grazie davvero. Non so chi siano queste due persone, sono proprio... Sono state bravissime. Sì, 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 sì. Allora... Tra l'altro, mo abbiamo più o meno capito che sono STEM. Se l'ha capito Alessio. No, ragazza, ha capito Alessio, stiamo proprio con una botte di ferro. E quindi abbiamo approfondito. Abbiamo preso spunto da una ricerca del 2011 del Regno Unito che diceva che praticamente il 90% dei pischelletti, se tu gli chiedevi, mi dici il nome di una persona nella scienza? Insomma, il 90% ti dicevano un uomo. E quindi dice, ma fammi un po' vedere se a Roma la situazione è meglio. L'allero, esatto, Momagni. E allora vediamo qual è la risposta che ci hanno dato in giro. Vediamo se è così. Margherita Hack. Okay. Ah vabbè, di qualsiasi epoca. Sì, di qualsiasi epoca. Che play. Insomma, però quando ti fanno una domanda così secca. Galileo. Galileo, ok, sarà qua. Giovanni Mucciaccia. Darwin. Newton, Curie, Albert Einstein, Rita Levi-Montalcini, Oppenheimer. Il problema, mi vengono in mente solo uomini. Newton, Darwin, Rita Levi-Montalcini. Che non è un uomo. Che è un uomo. Che è una donna. Ok. Albert Einstein, Stephen Hawking e Alan Turing. Turing, tipo Torino, che si muove. Rita Levi-Montalcini, Newton, Einstein. Allora, Margherita Hack, Stephen Hawking. Posso dire il mio? C'è Charles Darwin, poi c'è Nikola Tesla e poi c'è Thomas Edison. Albert Einstein, Marie Curie e la Montessori. Parlo con donne in scienza, Montessori. Sì, Montessori. Marie Curie, Albert Einstein. E mi viene da dire Copernico? Rita Levi-Montalcini, Einstein e Tesla. Einstein, Oppenheimer, Newton. Majorana, Einstein, Heisenberg. Ok. Poi non lo so, questo non è il più dell'antichità. Vabbè, sì, insomma. Random. Marie Curie. Tesla. Marie Curie. Hawking. Quell'anzianissima che studiava gli occhi. Montalcini. Montalcini. Richard Feynman. Ah sì, ok. Ok, sì, un grande divulgatore. Carl Sagan. Ok, sì. Oppenheimer. Bravo. Tre Marie Curie, abbiamo detto un'altra. Rita Levi-Montalcini. Montalcini, anche una donna. È salvato. Bene, e quindi, a parte che alcuni nomi l'hanno inventati palesemente. Sì, no. Sono Frances, e poi... Il grande Bonenbach. Esatto. E comunque Rita Levi-Montalcini. Ridona, sì, ha vinto. È quella che è rimasta impresso per il parrucchiere, tendenzialmente.
Però insomma abbiamo visto che quindi c'è ancora parecchio da fare. Divario. Tra l'altro era prevedibile, perché comunque ragazzi, allora i numeri parlano chiaro, fino all'anno scorso, al 2023, gli uomini che hanno vinto il Nobel, così a occhio, secondo voi erano 100, 500 o 800? 100, alzate la mano, 500, 800. Più 800, ecco. E allora, se questa è la misura più o meno, le donne invece, secondo voi, fino al 2023 quante erano? Meno di 10. Che pessimismo. Ottimista. Signora mia, la signora, vabbè che la situazione è terribile, però proprio manco a immaginarlo. Però non solo nella scienza, magari la signora dice dai, solo nella scienza, in generale, no? Giusto? Generale a prendere il Nobel, esatto. Generale, ho capito. Partiamo generale. Quindi proprio da una percezione terrificante, invece però ben, ha diritto signor, 64, grasso che cola proprio. Ma 800, anzi 880, 64, che culo, benissimo. E tra l'altro adesso la situazione va meglio, però sicuramente, allora, siamo partite più tardi, perché fino a qualche tempo fa neanche potevano entrare nelle facoltà scientifiche, poi hanno fatto problemi, poi comunque il lavoro non lo trovavano, insomma, che partiamo fatica. Affaticati. Ma quindi, ricapitolando, oggi di che parliamo? Parole a caso. Donna e scienza, ma anche STEM. Oh, perfetti. Era per vedere se eravate stati attenti. STEM. Oh, partiamo proprio dalle basi. Ma chi se l'ha inventata sta parola? Questo acronimo, anzi, scusate. È una donna. Come te sbagli. STEM, una donna. E questa donna si chiama Rita Colwell. Che dati, eh? Eccola qua. Rita Colwell. Rita Barbara Rossi Cowell, che già che c'è il sangue daiano, insomma, vero, ci risuona. Figlia dei migrati campani analfabeti, si è fatta da sola, totale, studiando come una matta, studia e si appassiona ai microorganismi che stanno nell'acqua e che possono far danni seri alla salute nostra. E così diventa una spada in batteriologia e microbiologia acquatica. Io ho dovuto piena laurea solo per riuscire a dire batteriologia e microbiologia acquatica. Ce l'ho fatta. Quindi, per farti capire meglio, per esempio, un batterio davvero stronzo, è uno dei più conosciuti che può stare in acqua, è quello, è il Vibrio colera, o altrimenti conosciuto vibrione del colera, responsabile del geni, grandissimi, perfetto. E può causare infezioni gravi, gravissimi dell'intestino, che conosciamo bene, diciamo, attraverso tutti i film dell'Ottocento, dove si vede la gente che... Che è successo qua? Oh, per foglio. Ah, ecco, scusate, mi sono persa il foglio. Di tutta sta gente, vediamo nei film dell'Ottocento, tutta sta gente che muore di cagotto e di disidratazione. Ecco, allora, visto che mo abbiamo fatto venire il cagotto, vediamo che qua c'è sa proprio ridona nostra, che ha studiato varie tecniche di prevenzione. Eccolo qua. Cosa vede Rita? Cosa vede... Scusate, perché io non le avevo viste, la prima volta che vedo questo meme è veramente molto bello, esattamente. Che esatto, questa è qua, Ritona, questa è Ritona nostra, che ti ha studiato le varie tecniche di prevenzione, tipo questa. Ascoltiamo. In una popolazione poverissima del Bangladesh, la Colwell ti ha dimostrato che ripiegando in quattro degli stracci ricavati dai sari indiani era possibile ottenere dei filtri per l'acqua, gagliardissimi dei filtri, e che sta cosa riduceva del 48% la possibilità de beccasse. Madonna, veamo. Come se non bastasse, è stata pure la prima donna a dirigere la National Science Foundation, un'altra laurea per riuscire a dire, per 6 anni, e ha pure cambiato il modo in cui parliamo di scienza, perché è stata lei a inventare la sigla STEM, che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Mica solo questo, che Ritona ha pure scritto un libro su come le donne si devono fare strada nella scienza nonostante il sessismo, che voglio dire che c'è sta in giro, esatto, mi pare evidente. Coi gomiti. Esatto. Insomma, diciamo che Ritona Colwell non è solo una grande scienziata, ma insomma è pure una grande donna, una grande ispirazione per tutte le donne che vogliono fare carriera nella scienza, perché insomma, voglio dire, non è che proprio
siamo le donne, non è che proprio sono proprio dei microbi, no? Così piccole piccole, cioè cerchiamo di sovvertire questa idea che siamo piccole piccole, pure come i capocchiette di qualcuno che guarda te, che proprio guarda Ritona, che devi fermasse mano, che guarda, oh te giuro, guarda Rubè, guarda, mamma mia, la scienza coatta su ste mano. Oh, se non avevamo rincoglionito per Benino già, dimmo subito che comunque sfatiamo subito un mito, ok? Vai. Diciamo subito che dagli albori sono le donne che hanno dovuto spiegare all'uomini come funzionano le macchine. Dice, ma già, come? Allora mi sfati il binomio macchina uomo alfa. Ma quale alfa? Alfa piuttosto A. A come Ada Lovelace. Esatto. Eccola qua. Eccola qua. Hai provato a spegnere a cenne? Voglio dire, basi, no? Allora, sto ritratto che vedete, meraviglioso, cioè, io un minuto di silenzio per sto ritratto, cioè, della meraviglia. Allora, sto ritratto che è stato fatto mentre stava a Lucca Comics travestita da carrozza di Cenerentola, te raffigura proprio lei, Ada Lovelace, che bada in inglese vuol dire seduttrice. Mamma mia. Guarda che miss, guarda che outfit, guarda che look, questa Armani, eh? Che si installava nel mondo nel 1815. Fiatersor Byron, se mi dite che non sapete chi è, perché voi non vi siete resi conto che se te poi chiudi a casa a giocare a Minecraft e Pro Evolution Soccer per due settimane senza manco lavarte, che porco due quanto pussi nerd che non sei altro, devi solo che ringraziare la zia Ada. Allora, Adona è tipo una super chiusina di computer, fondamentalmente, che ti ha scritto un algoritmo, nota G. Da non confondersi con punto G. No, nota, questa G. È nota G, che comunque è, diciamo, poco chiaro, uguali, nota G, punto G, pochissimo, cioè, chiari, pochissimo. Stesso, cioè, mistero. Stesso mistero, mi pare evidente per quanto mi riguarda, non so voi, per me, misterioso, punto G, nota G. Quindi scrive questo algoritmo per generare una sequenza particolare dei numeretti, i numeri di Bernoulli, e ti ha previsto pure l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Mo, voi direte, vabbè, che cazzo ce vo', voglio dire, ci stanno tanti programmatori informatici nel mondo, che c'ha de tanto particolare questa per finire nell'arbo d'oro d'acqua a tanza na scienza? E mo, te lo dico subito. Ad una nostra, da acchittato tutto sto ben di Dio, nel 1843, quando non solo non ci stavano i computer, ma un'altra roba, non ci stava manco la corrente elettrica. Sto fascio dei neuroni, 90-60-90, no, non questo, quella di prima, scusate, sta Miss Mondo cibernetica, st'incantatrice dei numeri, se n'è fregata. E con la sola imposizione del cervello è riuscita a diventare la prima programmatrice dei computer al mondo. Ecco. Ma provateci ancora di che che non so buone a programma, porco due, guarda. Ma sai, calma. Va bene, però il sangue al cervello. Calmati. Dai, è chiaro che si dovrebbe provare a spegnere accendendo un sacco di gente che magari cambierebbe. Guarda. Comunque, guarda, si è sempre sentita sta cosa, le pischelle non so buone a programmare. Magari la gente neanche se l'immagina, perché un tempo l'informatica era tutta donna, era tutta donna, e in particolare tre donne. Dai. Grazia, Graziella. E Grazia Hopper. Ah. E Grazia Hopper, diciamo. Ecco. Eccola qua. Abbiamo dato, benissimo. Grazia Hopper, infiniti cuori. Per Grace, le stringhe, so il mio pane quotidiano Hopper, un altro pezzo di donna che ti ha svoltato la programmazione informatica. Già da pischelletta, Grazietta nostra, ci aveva una passione per materie scientifiche. Lei, invece di giocare con i Polly Pocket, si divertiva a smontare sveglie, sì, esattamente, proprio quelle che ti fanno proprio smadonnare la mattina. Lei, oltre a fare la smadonna, che faceva, le apriva in due, così, per capire come funzionavano. Il vero amore di Graziella, che comunque intanto era diventata pure una pischella, era la matematica. Allora, dagli a questi numeri, dagli a studiare, nel 34 si è il dottorato di ricerca in matematica. La prima donna a farlo in tutta la Yale University. Così. Poi, sbadavam bam bam, sbidubum bum bum, cium bum bim bum pa, sbimbo e bomba, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E quando il gioco si fa duro, e dure iniziano a giocare. Graziona
che intanto era diventata una cellerona, Fisher College entra nella Marina Militare degli USA e si mette a lavorare come programmatrice allo sviluppo di Harvard Mark I, il primo calcolatore digitale automatico da storia. Continuò a sbiellare nel campo del computer e nel 1952 sviluppò il primo compilatore, un programma che ti semplificava tutti quei codici lunghi per fare qualsiasi pezzo di software e dopo, non contenta, si inventò anche il COBOL, il primo linguaggio terra-terra per scrivere programmi gestionali. Ecco qua, pure io tutte le mattine mi alzo e faccio il COBOL, proprio uguale, proprio... Che c'ho? Tiè, alzate e invece vai. Del caffè. Che me fa? Esatto, io do da mangiare il gatto, faccio il caffè e faccio il COBOL. Airbag? Se lo ricordiamo? Ti ricordi il Millennium Bug? Il Capodanno 99-2000? Se stavamo tutti a caca sotto e non era colpa delle lenticchie? Per difetto informatico. Ecco. E si chiama Bug, facciolo, perché tu dice l'ammiraglio Hopper, che un giorno, infatti, la macchina su cui stava a lavorare non funzionava. Una falena si era andata a ficcare tra i contatti di uno dei migliaia di relè del sistema. Formedar Grace, che fa? Pia farfallina morta, la appiccica sul quadernino suo e ci scrive: il primo bug trovato, ma va a morire ammazzato. La scienza coatta, che mondo sarebbe senza le donne? Eccola là, c'è pure la foto della farfalletta. Esattamente, morire ammazzata la farfallina. C'è scritto in inglese. Sì, c'è proprio a morire ammazzato, eccolo là. Tra l'altro... La farfalla e le donne, a proposito di Sanremo, visto che è appena finito, io mi ricordo che l'ultimo accostamento farfalla-donna era quella di Belen. Sì, vabbè. Quella era l'unica farfalla che fino adesso sarei vista. Bello, prendiamo la dignità e portiamola al cesso. Esatto, che poi, a proposito di informatica e di compilatori, dimmo pure che l'uomini, sì, saranno pure andati sulla Luna, ma i calcoli l'hanno fatti le donne per arrivarci. Cioè qualcuno, la signora ha detto, come se ci fosse stata lei, non me lo dia a me, quanti calcoli ho fatto. E infatti parliamo proprio di loro, delle Destiny Child, dei calcoli. Io metterei anche, scusate, mi sono fatta pia la mano, scusate, chiedo venia. Mi sono vista proprio, guarda, le die, all the single ladies, all the single ladies, cioè, dai, è stupendo, all the chance lady, tiè. Secondo me lo facevano. Vabbè, andiamo avanti, basta. Loro si chiamano Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. E il potere del trio? Concide cor mio. I tre panterone da NASA, eccole. Ciò sapevate che prima di computer a NASA erano le donne a fare tutti i conti di piani di volo e di traiettorie spaziali? Eh sì, perché sulla Luna ci hanno mandato l'uomini, ma i contazzi brutti, quelli scomodi, l'hanno fatti le donne. Non solo donne, ma pure nere. Vabbè. Sì, però non devi anticipare quello che dico. Scusate, è mia madre, quindi mi posso permettere. Sì! Scusate. Anticipa tutto. Allora, via tu e famo finito. Che diamine. Oh. Dicevamo, sulla Luna ci siamo mandato quelli e i contatti noi e le donne. Nere. E laziali. Laziali. Tutto ci avevano. Mamma mia. Comunque, meglio laziali che juventini, ma questo a posto. Le chiamavano le colored computers. Che poi non ho capito se colored computer, non ho capito se è un complimento, una cosa dispregiativa. Vabbè, lasciamo verde, poracci, stanno là, non servono a niente, la ceva. Comunque, infatti, quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, a NASA, che vuol dire NASA e quanto spignemo, prima si chiamava NACA, n'ha capito quanto spignemo. Che bene. All'epoca l'uomini scarseggiavano, strano, e siccome che gli mancava gente, hanno addirittura assunto donne e neri. Matti fragili, sbomio, assurdo, non per noi, perché insomma, mica siamo razzisti, però qua
stiamo a parlare della Virginia degli anni 40, dove il razzismo era proprio che una legge, no? La legge Jim Crow, che segregava i neri e i bianchi, che manco potevano pisciare nello stesso bagno, quindi figuriamo se lavora insieme. Benissimo. E quindi doppio sbobobobobo. Benissimo, per la crew de donne nere che hanno fatto i numeri veri. La capitana vera, bella, un applauso. Che è Beyoncé. 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 La capitana vera era Miss Dorothy Vaughan, che è diventata la prima donna afroamericana a essere supervisore a NACA. La prima! Cioè, non è la seconda, la terza, la prima. E non gli fregava solo di dirigere sto gruppo coattissimo de matematica, de matematiche. Si metteva pure a difendere tutte, di ogni colore, che proprio non gli andava proprio giù di essere trattata da scema. Pare che andava dall'amichette sue e gli diceva tipo, sì, a Siena, hai capito, ma tu sei mega forte, boh. Cioè, boh, vai a lavorare con l'omini e fagli vedere come si fa, capito? Perché e quando che poi avevano nasato nell'aria l'arrivo di computer, invece de piassela male che stavano, capito, a rischiare il posto di lavoro, quella ha detto, oh, buoni tutti, li programmiamo noi. Cioè, coattissima. Coatta medica. Si è messa a studiare il linguaggio Fortran, te l'ha insegnata a tutte le compagne sue e te c'ha scritto pure uno dei primi manuali da calcolo algebrico, con quell'altre due coatte di Vera Ucol e Sara Bullock. Non so se si dice così, ma famo che si dice così. A sto punto, quando nel 1958 a NACA, che vuol dire? Che avete detto? Quattro itus. Vabbè, quello. Quando la NACA se digi evolve in NASA, che non vi chiedo che vuol dire perché è a posto così, bianchi, neri, gialli, verdi, uomini e donne, posso finalmente lavorare insieme. E le color del computer si erano già skilladissime a programmare grazie a Miss Dodi, che rimarrà una big boss di progetti, quindi medica. Ci stava poi anche Mary Jackson, che è la cugina di Beyoncé. Ah, esattamente, la cugina, ecco qua, ci penso io sì, a posto, che è stata la prima ingegnera nera da NASA, che già ingegnere se contavano sulla punta di Didi. Io quello che mi dico è, ma voi che ne sapete della determinazione di questa donna? Che magari c'è sta qualcuno tra di voi che ha frignato quando hanno steccato Analisi 1, Sicuro. Mentre lei per laurearsi ha dovuto chiedere un permesso speciale per seguire le lezioni perché non era bianca. Talmente coatta e fondamentale nei progetti Apollo, regà, missioni Apollo, cioè così, che non solo ha vinto il prestigioso Apollo Gruppo Achievement Award, ma gli hanno pure intitolato i quartieri generali da NASA di Washington DC. Applausone Nazio. Ok? Un'altra capocciona di progetti Apollo era Katherine Johnson. Quella che invece, secondo me, non sapeva cantare bene, però sapeva ballare. Sapeva ballare. Era, era tipo, sì, tipo Victoria dei Spice Girls. Cioè, inutile. Quella che non sa cantare, carina, che sta là. Quella esatto, molto carina. Pare, a parte gli scherzi, pare, e mo fammi i conti, pare che sta pischella era... buono, papà, zitto. Pare che sta pischella era talmente forte come matematica che pure John Glenn, il primo americano... Come? Avevo detto? Ah, dove vieni? Aspetta. Dai, però. Scusa, ma Glenn! Queste si sono fatte. Qua sbaglio il Glenn cognome, no, da una ragazzina. Dai. John Glenn, carità di Dio. Mi sono persa. Eccoci qua. È il primo americano orbitato. Scusate. Oh, che pure John Glenn. Ah. John Glenn era talmente brava che questo, chiamiamolo John, è il primo americano a orbitare intorno alla Luna, mica voleva partire senza che Katy gli rifacesse i conti a mano. A mano. Ha capito, Porello, lui c'ha bisogno. Gli piaceva Katy, che mi rifai i conti, Porello. Ma posso usare il computer? Mi sa fa, no? Perché, ma c'è sta il computer? No, mi fai te appena, mi fido solo così. Attala, va. Ah no, era meglio lei, capito? Capocciona vera è stata la prima donna a firmare un report ufficiale da NASA e a partecipare a riunioni editoriali che fino a quel momento, che voi dica fa, era una sagrata sarciscia praticamente.
Ovviamente il sessismo e il razzismo le hanno accompagnate sempre, capirai. Immagino. Per cui, motivo per cui, l'ho fatta male ai ginocchia, motivo per cui manco conosciamo le storie di una fracca di altri colored computers. Sicuro. Però bada che, insomma, loro mica abbozzavano, eh? Ah. No, stavano così, anzi, non solo come donne se spronavano a vicenda, ma manco se piegavano il razzismo. Dice che Katie e altri mangiavano alla scrivania invece di sedersi a mensa nei posti pei neri. Vacci te a magna, che sei per neri. No, guarda, vai sereno, te lo lascio tutto tuo. Io rimango la stanzetta mia. Te? Posso così? Ecco, bravo, vattene. Pensa che c'era una Miriam Mann che addirittura si metteva a levare proprio i cartelli Colored Girls da mensa e dai bagni. Quindi, come loro, lei come comparivano, lei gli distaccava. Mazza che... Mica come nel film Il diritto di contare, dove si vede che Katie deve andare a pisciare dall'altra parte del campus, capito? Mica vero, sì, n'ha capito. Andava al cesso quando non era specificato né il colore e della pelle, quindi io avevo detto che questa era una storia da doppio. La scienza coatta per quelle che contano. Grandi. Gli piacerebbe la Destiny Child essere loro tre, ovviamente. Ah, vabbè. Allora, parliamo sempre di cose allegrissime, veramente dagli a ride oggi, ci piglia bene. Ma che ce frega. Sì, perché adesso parliamo a proposito di paesi dove la discriminazione batte forte, batte sempre. Forte, esatto. Parliamo, indovinate di che paese? Il nostro, che in quanto a discriminazione si difende strabene. E parliamo di una che c'ha un cognome un po' strano, straniero, che non si capisce. Ma è italiana, ma che dico, toscana, quindi già dovreste masticare. Lei si chiama Margherita Fiadenastella Hack. Ah, seconda stella in testa, polvere di stelle, siamo belle, siamo scienziate, lallallero, lallallero, non so così, vabbè, mi è venuta così. Allora, voi avete visto la mostra Macchine del Tempo, dell'INAF, che sta qui due piani sopra di noi, avete visto? Subito, fino al 24 marzo, Chi è che non l'ha vista? Fuori. Ma te guardate. A parte quelle mani così, cioè anche no, vabbè che adesso si può fare, però no. Questa non è una commemorazione. Questo non Chiaro? È un dibattito. Allora, se per quelli che l'hanno vista, voi no, avrete letto il nome suo. Il 12 giugno del 1922 inizia a brillare di luce propria Margherita Hack, un'astrofisica e borse ipergiganti rosse e divulgatrice scientifica dei noantri. Così, mentre che studiava, per non sapere né leggere né scrivere, si teneva in forma col salto a lungo, da pallacanestro, e quando non gli dava giù a pedalare per prepararsi insomma la cemmona, ti ritrovavi caruccetta così, a fare gattara con i suoi micini miau miau bracconieri della notte, cioè Zeta Tauri, Eta Bo, Zeta Her, Omega Tau, 55 cigni. Ora, io va immaginate, Eta Bo, Omega Tau, 55, miau! Ma soprattutto 55 cigni. Meravigliose, 55 cigni. Zeta Tauri, miau! Quelli nel frattempo stavano a cambiare il mondo, i gatti, cioè, me li immagino che sono dei geni i gatti suoi, capito? Comunque. Si laureò con una tesi su Cefeidi, intitolata Ma ce sei o Cefeide? Avete capito? No, perché io ci ho messo tutto il pomeriggio per capirla, quindi meno male se voi avete capito il volo. No, a parte gli scherzi. Dicevamo, le Cefeidi, che è una classe di stelle variabili e instabili, quindi tipo mezze matte, tipo se gonfiano, se sgonfiano, se illuminano di meno, se illuminano di più a seconda di quello che mangiano, del carboidrato, latte di soia, cioè, al giorno d'oggi, signora mia, una vita di stenti, cara. Tutte queste stelle ti permettono di misurare praticamente le distanze delle galassie e da lì quindi, boom, dagli è forte. Si chiude a studiare a spettroscopia stellare diventando un'esperta proprio da situa. E poi, vabbè, che te dico, fermate proprio. Prima donna direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste,
membro delle più prestigiose società fisiche e astronomiche, medaglia ai benemeri della scienza e della cultura, ma soprattutto una delle meglio aspiratrici del CID del mondo e accannatrici di qualsiasi religione. La scienza coatta, l'è coattissima. Ma sentivo qualcuno da laggiù che diceva, ma a che ci serve? A che ci serve questa alleanza tra scienza e tecnologia? A che ci serve? Allora, innanzitutto, calmi, perché mi sta non ho sereno, capito. Bello. Che è tutta sta curiosità. Comunque, cara, ci serve per spiegare i cambiamenti climatici. Non so se mi spiego una cosetta così da giusto il tempo, shock, il tempo. Ecco. E allora, proprio mettendo insieme scienza e tecnologia, lo sai di chi parliamo adesso? Di Maria Telkes. Come? Di Maria Telkes. Perché oggi non è Maria, è Maria Telkes. Insieme. Maria. Brava, signora, arriva un po' dopo, però ciao. Allora, Maria Telkes ha posto le basi per lo sfruttamento dell'energia solare, quindi mo non ci avete più scuse per non essere più ecosostenibili, per cortesia. Ci nasce nel 1900 proprio tondo a Budapest, e sempre là ha appiato la laurea e il dottorato in chimica fisica, così, perché insomma una materia sola era troppo semplice, così, vabbè, famo due a sto punto. Poi se ne va negli Stati Uniti a fare la biofisica. Dal 1939 al 53 si è soppiata al MIT, che sta mica ignoranti tremendi, per lavorare sull'energia solare. Durante la Seconda Guerra ha creato una macchina per fare desalinizzazione dell'acqua salata. Voglio dire... Ah, ecco d'acqua. Ma adesso ho capito. Questa è la signora che c'è il buzzichetto sulla trionfale. Perché... Maria, ecco, l'avevamo vista. Maria, oh, dai, tronfale. Ok, sì, è lei. A che serve? Utile, arrivo. Che succede? Utile per sopravvivere per giorni in mare. Convertendo che cosa? L'acqua salata in acqua da bere, usando l'energia solare. Quindi salvò il culo a molti militari, perché mi pare evidente, a volte bloccati in mare per settimane, a dare le cinquine sporche di sangue ai palloni da pallavolo. Ora, tu zitta. Che citazione è? Dando le cinquine sporche di sangue ai palloni da pallavolo. Che firma è? Se non lo sapete, dovete uscire da sta stanza. Chi? Chi ha detto? Dove sei? Scusami, sono scegata, è tutto finito. Brava Castaway. Lei fa la coatta, ci ha messo 2 ore per capirla sta cosa. Comunque. Beh, ma non si dice dove è retroscena. Dai, se sapesse cosa c'è scritto qua sopra, dai, su, non si dicono. Bene, buono. Comunque, t'ha pure inventato un sistema per mettere da parte l'energia termica nelle abitazioni, utilizzando che cosa? Utilizzando la radiazione solare. Faceva circolare l'aria galla raccolta nei pannelli solari attraverso dei serbatoi isolati termicamente pieni di solfato di sodio decaidrato. Scusa, di che? Decaidrato. No, tutta la devi ridire. Solfato di sodio decaidrato. Più veloce? Solfato di sodio decaidrato. Bravissimo. Oh, ok. Che si scioglie a 32 gradi, questo solfato di sodio decaidrato, assorbendo calore e tornando quindi successivamente a cristallizzarsi quando la temperatura si abbassa, rilasciando il calore assorbito. Questo le ha permesso quindi di contribuire anche alla creazione della prima casa totalmente alimentata a energia solare. Che voglio dire, io che voglio cambiare casa, a questo punto mi faccio fare un home tour dalla signora. Ci devi pensare. Sì. Prima una grattachecca e poi ti fai la cosa. A posto. Okay. Non contenta, t'ha inventato un forno a energia solare, che non è la friggitrice, è ad aria, che potesse essere usato in maniera facile e economica. Donna, cioè, stava proprio in fissa col sole comunque. Sì. Vabbè, ti dico, guarda che bella. Cioè, in un certo modo se la sentiva calla. Sì.
contenta? Non contenta? Ah, l'ho già letto. Scusa. Anche questa idea, vero? Mica, insomma, brutta, poteva essere un'idea brutta. Guarda, si sa che stai, stai a far legge. Mi è preso. Per svoltare la vita quotidiana delle nazioni povere, no? Cioè, giusto, poteva essere una cosa in più. Comunque, alla fine, se n'è andata all'Arbieri Pizzuti nel 1995, dopo aver ottenuto 20 brevetti e una cifra di riconoscimenti. L'hanno pure battezzata The Sun Queen, la regina del sole. E ogni riferimento ai Magna Baguette è puramente casuale. E mo che lo sapete però, pensate a Mariona. No. No, no, ci dovete pensare a Mariona quando andate a far montare i pannelli solari sul tetto. Perché? Perché lo dovete fare. Ma questa povera Crista ha lavorato per niente, dai, è sì buono, dai, anzi è sì super bonus, a scienza coatta, super buona. Vabbè, insomma, probabilmente stiamo a parlare, soprattutto tu, però stiamo a parlare solo da qua, e quindi voi vi state rilassando, qualcuno sonnecchia, mi sembra di capire, vi state un po' a bucca. Eh no, perché se qualcuno ci segue da un po', qui non si può stare mai tranquilli, non si può stare mai tranquilli, manco la domenica sera che uno dice, vabbè, ma chi me l'ha fatto fare? No, perché adesso facciamo un piccolo quiz, vediamo come andate, piccolo quiz che tra l'altro è proprio con grandi supporti digitali, in pratica quando pensate che la risposta sia giusta dovete alzare la mano, ok? Allora, quiz su dei dati ovviamente rispetto all'inclusione delle donne e delle ragazze nelle STEM, di questo stiamo a parlare, non è che è un mistero. Allora vengo da voi, scendo e vi faccio, mamma mia, c'è gente che dormiva, ma pure tu. Veglia, allora, veglia! Mancolino Banfi in prima fila ieri, guarda. L'avete visto? Poi lo inquadravano, c'era la faccia, che palle. Ma che ci sei andato a fare? Poi, Lino Banfi, puoi andare in pensione tranquillo, mo, sinceramente. Vabbè, comunque. Allora, questo. In Italia, ogni 1000 abitanti, quante... Aspettate, la riformula. C'è una media di 16 persone che studiano nelle STEM, ok? Ogni 1000 abitanti. Ma sta media come è composta? Tra uomini e donne? Ci siamo? Raga, io ho fatto il DAMS, quindi il concetto di media però l'ho capito anch'io. Quindi se l'ho capito io lo potete capire anche voi, ok? 16 di media. Ma come? Ok. Allora, risposta A. 16 e 16. Mi vi è da ridere, esatto, sarebbe veramente ottimista questa cosa. B, 14,5, 17,5 o C, 13,3, all'incirca ovviamente, e 19,4. Chi è ottimista? Chi si sente ottimista oggi? Te pare, figurati. B o C? Sì, perché veramente gli italiani sono fatti così, si pensano sempre il peggio. E infatti avete ragione. 13, quindi 6 punti di stacco tra uomini e donne, ragazzi. Okay. Invece, questa è bella. Proprio perché siamo un paese che tende a tirarsi giù. C'è un paese però che sta peggio di noi, c'è un divario peggiore tra uomini e donne. Un bel davvero? Po'. Com'è possibile? No, esistono. Vabbè. Però vediamo che ne pensate voi. Allora, secondo lei... Questo paese è A, nessuno ci sta più a pel culo, B, quelle cose tipo Polacchia là, quella roba strana che sta da quella parte lì, o C, la Germania? La A. Esatto, te pare. E invece no, tiriamo fuori il petto, la Germania sta peggio di noi, e che cavolo quei magnacrauti che non so altro. Scusate, no, perché fanno i perfettini, perché le leggi, le cose sono... E state peggio. Migliorate. Bravissimi. Poi, invece, questo pure vado di qua. In quale facoltà, secondo voi, si arriva al 70% di presenze di ragazzi, uomini? 70%. Scienze delle merendine, chi c'ha l'età mia lo sa che cosa vuol dire. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a scienze delle merendine. Scienze della comunicazione. Li chiamavano così,
ma io sempre il danzo ho fatto, quindi non posso fare la sborona, no, lo dico così sommessamente, oppure ingegneria, oppure l'università della vita, della strega. Ingegneria. Vi confermate? 70% di maschi, pensate alla qualità proprio di testosterone che si respira lì. Mamma, pesantissimo. Poi invece, sempre nelle facoltà scientifiche, dove ci sono più donne? Ci sono, incredibile, delle facoltà scientifiche dove sono un po' più donne che uomini. Qui si dice matematica. Oh, ragazzi, ma non è anarchia, eh? Cioè, ma chi ve... Oh, gli dai un dito? Subito, i protagonisti, tutti sul palco, mo. Mamma mia, mo perché gratis, faccio quello che mi pare, dico la prima cosa che mi... Ah, statistica. No, finito. Statistica, no. No, quella no, sicuro. C'ho i dati io, scritti. Sai, il DAMS, ve sto accoglionando, non è una facoltà scientifica. E OC, geologia. Ah, alzi la mano, sì, prenda coraggio, statistica, vabbè, il DAMS, dai, era una presa per il culo. C, geologia. Alcuni indecisi che non si sono espressi. Geologia, ci sono più donne che uomini. Io penso perché a volte si trae più soddisfazione a parlare coi sassi, piuttosto che, sinceramente. Però è perché... In realtà c'è qualcuno anche che è pure famoso che ha detto che perché le donne le cose scientifiche le fanno solo se c'è una cosa pratica da fare, perché quelle sono abituate a fare la spesa, devono fare le cose pratiche e quindi le cose astratte non gli piacciono. Cazzata. Non è così. In realtà ovviamente tutto ciò, innanzitutto un applauso che avete risposto, grazie. Come potete immaginare, come sapete, anzi, tutto ciò si porta tutta una serie di piccole conseguenze, tipo che le donne non accedono a quel tipo di facoltà, che guarda un po' il caso, sono quelle meglio retribuite, ma che ma è una coincidenza, è una mera coincidenza. E poi, insomma, hanno detto, ma perché non ci vanno? Allora, scusate, questa non era prevista, però ve lo voglio chiedere, ma perché queste donne non ci vanno a fare ingegneria? Perché? Può puzzare così tanto di sudore, non credo, no? Secondo lei perché? Secondo te? Ingegneria per me era un po' noiosa, io non l'avrei fatta perché la trovo noiosa. Ah, partiamo dalla base, a qualcuno a cui gli poteva piacere un po', per certo, pure manco io l'avrei fatta mai, che, piuttosto, ma invece se però alla fine rinunciano, ecco, partiamo giustamente da questo presupposto, secondo te perché non ci vanno? Perché solo 30%? Non lo so. Ma anche in matematica è così, nella facoltà di matematica è uguale. Qualcuno ha un'idea del perché? Non c'è, mamma mia. No, quello era negli anni 40 in Virginia. Cioè, sono i bagni per le donne, sono belli, non li usa nessuno, quindi sono pulitissimi. No, pare che... Perché non ci sono esempi? Assolutamente sì, però uno si... certo, quindi più esempi ci sono e più serate così ci sono e meglio è, tra l'altro domani stiamo pure a Tor Vergata e ci sono tutte le scienziate vere che fanno perché è molto semplice, una questione di fiducia in se stesse. Raga, chi l'avrebbe mai creso? Praticamente pare che le pischellette, anche se sono brave in matematica, però non ci credono, perché anche se loro non lo sanno, la società gli ha detto che, dai, ma che te metti a fa'? I genitori gli hanno detto, sì, no, bella, brava in matematica, però fai legge, fai questo, fai... E quindi è una questione di motivazione. Nei paesi, quelli veramente, altro che Germania, quelli tipo Svezia, per capirci, le donne, dopo aver montato i famosi mobili, ci credono veramente. L'Iknuk. Esatto. Siccome parlano in quel modo, forse è per quello, invece quelle ci dicono se dico quelle parole sarò brava in matematica sicuro. E infatti siccome la società non gli dice che lascia stare, sono addirittura di più degli uomini. È incredibile. Bene, grazie per aver partecipato a questo sondaggio.
Ah, io mi sono da sola complicata la vita. Beh, giustamente. Buona mano. Ma guarda che cosa ho fatto, perché ero tutta contenta. Dove stavo? Allora, dove stavi? Ah, interazione, eccola qua. Interazione e domande. Grazie. Ecco. Cioè, questa mi sembravi qualcuno, però vabbè. No. Tu c'è interazione e domande, io sondaggio. Allora, quindi la situazione ovviamente nel tempo è migliorata, però ci vuole parecchia pazienza e... Ah no, perché sto ancora a parlare con questo? Perché? Bene, molto bene ragazzi, questo è perché non famo la matematica. Manco la tecnologia io poi, zero, niente, solo i film. Comunque, lo sapete chi invece aveva parecchia, a proposito di fiducia, molta molta self-confidence, chi ha? La nostra Parisa Tabriz. Esattamente, Parisa Tabriz, ecco qua, dura tecnologia ma passa una cifra di tempo lontano dai computer, Parisa per davvero, ha detto davvero lei, nata nel 1983, si laurea col massimo degli voti all'Università dell'Illinois. Lì scopre una passione per i protocolli di sicurezza, delle reti e la protezione da privacy, che comunque, cioè, insomma, noi ci piace. Una passione proprio per la sicurezza. Per del... la sicurezza, se è passione, cioè, io al massimo piace la Nutella, a lei la, proprio la passione delle reti e della protezione da privacy, perché comunque a noi ci piace farci i fatti di tutti, di chiacchierare, lei la scusa, se la pressione la privacy, non faccio i cazzi di tutti. Beh, voglio dire, appena laureata, viene assunta da niente de, proprio di meno che Google. Sì, avete capito bene, eccola qua, da Google. Ma non l'hanno piata a fare segretaria, che per carità nulla toglie le segretarie, però insomma, nella mente dei morti, una donna dentro un ufficio fa la segretaria. E quindi, vabbè, quindi non la chiamano a fare segretaria, ma per fare l'hacker, che vuol dire, ve trovo le falle nella sicurezza e ve risolvo io. Scusate, la prima volta che la vedo. Ok, l'hacker, che vuol dire, trovo le falle nella sicurezza e ve risolvo io. La chiamano per fare questo e per spiegare poi all'altri come fa a sistemare il problema. F4 Basedi. Questa la citazione non la devi chiedere perché veramente c'è da vergognarsi. Non mi abbasso, non saperla, quindi... non mi abbasso a chiedervi la citazione. Esatto. Vabbè, ok. Paris è stata pure consulente da Casa Bianca per migliorare la sicurezza. Hai capito? Per la sicurezza informatica, scusate, dei Mr. President. Solo sempre Mister, Mister. No, ancora niente. Ancora carità niente. Di Dio, vabbè. Altro che piattaforma Rousseau, insomma, se vi ricordate. Diciamo che sti lavori gli sono venuti particolarmente bene, quindi e mo è a capo della sicurezza di Google. Siccome non è che è coatta di più, non si fa chiamare capo o ingegnere senior o manager. No, il titolo suo ufficiale è Security Princess. Cioè... Parisona sta nella lista dei Forbes degli giovani coatti in informatica, non lo so, vedi un po', e quindi intanto quindi potremmo dire che se stai a navigare su Google con tranquillità devi ringraziare la nostra Bibi, la nostra browser boss skillatissima, pure a fare le fotografie, arrampicata in montagna, a far gelato, e i casette di panzenzero, il vetro soffiato, mentre te al massimo stai le scorciatoie dalla tastiera e c'hai le password col nome del gatto, quindi voglio dire. La scienza Princess coatta. Vedi, io poi a proposito dei bias, dei pregiudizi, tutte queste cose che lei sa fare mi viene subito nella testa di sarà sicuramente una stronza. E invece no, manco, magari sarà pure simpatica. No, guardala che carina. No, c'ha pure i capelli rossi, infatti. No, è il bias, è il bias. Vabbè. Però stiamo parlando, quindi, se non sbaglio, stiamo andando verso l'intelligenza artificiale, la sicurezza, questa, ok, da Google l'intelligenza artificiale, però sta cosa delle creazioni di intelligenze sovraumane, un po' come, voi avete capito del tutto come funziona l'intelligenza artificiale, come... Oh, grazie. Oh, l'onestà intellettuale è una virtù, e gli altri
Non lo dico perché sennò mi interrogano. Invece no, non ho manco, no, non si capisce bene, ne vogliamo parlare, vogliamo approfondire un po' di più. Certo, assolutamente. Allora, non capisco. Allora, manco io, non ti preoccupare, infatti c'ho tutto scritto. Però tocca fare una premessa, ok? Allora, quando dimo intelligenza artificiale, stiamo a parlare dei complessi algoritmi che simulano il pensiero umano per svolgere alcuni compiti specifici. Per poterlo fare, però, di solito, praticamente, sta roba qua, che deve fare? Devono prima studiare e imparare da un bel po' di dati che gli diamo noi. E poi possono svolgere il compito assegnato. Quindi loro prima devono studiare, dati da noi, e poi svolgono il compito assegnato. Qual è il problema? Il problema è che imparano da noi. Cioè, questo è il problema, capito? E come abbiamo potuto vedere fino a mo, non è che proprio siamo stati, capito, sì, campioni di parità di genere. No. E quindi, che cosa succede? Che le intelligenze artificiali riproducono il bias di genere che già c'avevo, o che addirittura lo amplificano. Ci stiamo a rendere conto? E questo è un problema bello grosso, pure perché ormai, voglio dire, queste intelligenze artificiali le usiamo pure ormai per fare pure il caffè, per andare al bagno, fa cacca, cioè tra un po' fa morire. Capite bene che quindi è fondamentale fare in modo che non ci siano disparità del genere, oltre, cioè, oltre che nell'intelligenza artificiale in generale, ok? Benissimo. Per eliminare questo problema, quello che si può fare è migliorare quindi l'equità e ragionare sull'etica dello sviluppo dell'algoritmi. Quindi diminuire quel bias provocato dai dati che gli diamo da studiare e dall'algoritmo stesso, e soprattutto fa in modo che ci siano abbastanza donne a lavorarci. E mi sa che non è così, qualcosa mi dice dalla faccia di Ludovica. La pazienza mia, guarda. Allora, i dati fino a mo' non sono incoraggianti. Ecco. No. Nel mondo le donne che lavorano nello sviluppo dell'intelligenza artificiale o come analiste dei dati sono soltanto il 100%. Te l'allero. No, avanti. Il quanto? Già, c'è stato un 30. Raga, un po' più d'ottimismo, cioè io capisco che la situazione è grave, 5. Però in generale 5, 3, 0, nessuno meno 4. Nessuno ci lavora! Che diamo? E mai ci lavorerà! Il dato è solo del 32%, comunque bassino. Non solo, come al solito hanno uno stipendio che è solo l'84% di quello di un uomo, con la stessa qualifica, che io non si sa per quale motivo. No, questo è veramente spiegabile però. Non lo so, vabbè. Per fare un esempio, fra tutte le 641 persone che lavorano all'intelligenza artificiale da Google, ce ne stanno solo 60 di donne. L'altri 581 sono sti pezzi di carne che si chiamano uomini. In Italia non siamo messi meglio. Cioè nel 2017 le donne che lavorano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale erano solo il 10%. Ah, qualcuno, chi è che ha ripetuto 70 volte 10 alla fine ha indovinato. Dopo un po' la statistica. Ah, viene, dai che te ridaglie. Quindi. Quindi insomma mi sembra corretto parlarvi mo adesso di una coatta che si occupa proprio di intelligenza artificiale, perché è vero che so poche, ancora per poco, ma so coatte fragiche, e quindi che si chiama? Si chiama Mira Murati, non è un gioco di parole, si chiama Mira Murati. Mira Murati, okay. Sembra un'attrice, Allora, Mira Murati abbiamo sfruttato, la scienza coatta ha sfruttato l'intelligenza artificiale, se può fare meglio, con ChatGPT, conoscerete sicuramente, per cercare di creare una battuta di spirito su Mira Murati, e questo è quello che ChatGPT ha creato. Certamente, ecco una battuta. Perché le donne sono perfette per ChatGPT? Perché sanno sempre come decifrare i messaggi e trasformare ogni conversazione in un algoritmo di divertimento. Ridiamo, Dorego, se non ci rimane male, vai. Non ho scritta io, ridiamo. Brava, chat GPT. Bisogna un attimo, ovviamente, per questo motivo Mira rimane seria, perché se può far meglio. So, questa è più o meno la faccia di quando ho letto io la prima quindi volta. Quindi abbiamo capito che ci devono stare le donne e che c'ha senso dell'umorismo a mettere questi dati dentro l'intelligenza artificiale. Un paio di battutine, okay. Un po' più, è vero. Comunque, veniamo a Mira Murati, che nasce in Albania durante un periodo di cambiamenti politici e di crisi economica, e tutta stanzia del futuro in cui è cresciuta l'ha fatta avvicinare a scienze esatte e la matematica in particolare, perché insomma gli dava sicurezza.
a matematica. A lei la matematica la calmava. Sì, esatto. A me mi metteva un'ansia e mi veniva da vomitare. E invece, a lei la calmava. A me la coperta termica, a lei a matematica, a ognuno il suo. Se poi laureata in ingegneria meccanica, ha lavorato in Tesla e nel 2018 è diventata una ricercatrice di OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT e DALL-E, a cui Miramurati ha dato un grosso contributo. E siccome non gli bastava, perché comunque loro non gli basta mai, a novembre dell'anno scorso è diventata pure direttrice tecnica d'azienda. Airtime l'ha inserita tra i 100 persone più influenti del 2023, e c'ha soltanto 35 anni. Vabbè, io sono fiera quando ho scaricato Safari, ma va bene lo stesso. Allora, nonostante questo curriculum, che insomma in confronto se sentiamo tutti un po' rincoglioniti, quando i giornali parlano di lei, o ne parlano al maschile, perché può essere che una donna ha fatto tutta sta roba, per carità di Dio, oppure ne parlano come la mamma dell'intelligenza artificiale, madre di ChatGPT. La mamma di ChatGPT, la mamma di ChatGPT. Oh, mamma, no, madre, mamma, oh, uno dei due, può essere una donna. Ibrido, non si può essere, perché la madre è una donna, quello deve fare. Vabbè, io te ce voglio a te a smazzare tutto sta imbaradam, anzi, sta imbaradam. Questa fa più ride però, dai. Ecco, ma sempre dall'assù sentivo sempre... Oh. La polemica oggi è una cosa, dice la ricerca moderna che deve fare oggi la ricerca moderna, che deve fa? Ma che ne so io, innanzitutto, però pare che debba combinare tecnologia e grosse quantità di dati scientifici, mm-hmm. Quindi mette insieme queste due cose, costruire tecnologie per governare un'affluenza enorme di dati scientifici. E a questo proposito, vi ricordate il buco nero? No, quello sulla Tiburtina un po' di tempo fa. No, quello che poi alla fine quello il meccanismo era lo stesso. Eh sì, però ci caschi dentro e non si sa che fine fai. Cioè, finito. Non torni più. Molti esatto. Amici, io pace, molti amici sono caduti. Te lo ricordi il buco nero? Ludo, sto nella tangente. Finito, mai più sentito. Esatto, però non parliamo proprio di quello, ma parliamo più che altro di quello che è stato addirittura fotografato e quello di cui si è occupata quindi la nostra Katie Bowman. Bowman, voi ve la ricordate questa immagine? Poi l'immagine di prima, quest'altra immagine qui. No. Letizia, che cos'è questa? Sei proprio romanista. Mamma mia, guarda. Comunque, a parte il capitano, lei... è Katie Bowman, la ricercatrice che sarà collata e mette assieme tutti i dati per ricostruire la prima immagine della storia di un buco nero. Il buco nero supermassivo, nella galassia Messier 87, a 55 milioni di anni luce di distanza da tua madre, 6,6 miliardi di volte la massa del Sole, proprio al centro dell'ammasso della Vergine. Famo battute, finimola qua. Il buco nero è invisibile a occhio nudo, misura 40 miliardi di chilometri di diametro, ovvero 3 milioni di volte la dimensione della Terra, per capisse, ok? Quindi prendete la Terra, ecco, moltiplicate 3 milioni di volte, capito? Sì? Cioè così, buco nero, così, vabbè. I dati catturati sono stati archiviati su centinaia dei dischi rigidi che sono stati poi trasportati in aereo al centro di elaborazione centrale di Boston, negli Stati Uniti, dove appunto stava Katie Bowen ad aspettarli a braccia aperte. Che infatti proprio l'hanno paragonata proprio a Margaret Hamilton, che è un'altra di quelle che ha fatto i conti per andare sulla Luna insieme ai scienziatone panterone da NASA, di cui sopra. E durante il Covid, la scienza coatta, l'aveva memata così. Margaret Hamilton mostra fiera la sua raccolta di autocertificazioni. Le autocertificazioni. Ve le ricordate le autocertificazioni? Madonna, io sembra penso una vita solo, fa, signora Madonna. Mia. Guarda, lascia fare, guarda, il panico ho fatto non si conta. Allora, per ricostruire l'immagine, il team che includeva l'unità di intelligenza artificiale del MIT e capitanato da Katie Bowman ha dovuto sviluppare un algoritmo, quindi stemma palla, matematiche, cose eccetera, eccetera, chiamato CIRP, che ha preso in pasto immagini da radiotelescopi in località che vanno dall'Antartide
arcile e ti ha fatto uscire la prima fotografia del buco nero da storia. Cioè, la scienza coatta. È pure vero che voglio dire, il buco nero che si mette proprio al centro d'ammasso da vergine, cioè io però pure te, dai, buco nero, io non era telefonata. Dai, perché la correttezza, il politically corretto non è arrivato nello spazio. No, esatto, esatto. Oh, e adesso però, dice, ma avete parlato di un sacco di scienziate, della matematica, della fisica, dell'astrofisica, quindi adesso sì, che ci avviciniamo alla fine, bomba, adesso la scienziata delle scienziate, no, il nomone, adesso tirano fuori il nomone. Chi? Delle scienziate, noi. E invece no. Penso. E invece adesso parliamo di una che non era una scienziata. Sì, ma regà, avete capito, cioè, la scienziata dei geni, la scienziata dei geni. A me mi ha svoltato la vita. Eh sì, e questa è forte. E lei si chiama Betty Nesmith Graham. Come, scusa? Betty Nesmith Graham. Più veloce? Betty Nesmith Graham. Ah, vabbè, famo che l'ha detta, va? Allora, sto genio del male, perché tu sei un genio del male, se ti viene in mente una cosa del genere, io te amo, l'avevamo messa perché per noi è proprio, esatto, è il simbolo proprio del genio femminile. D'avversità, da superare in quanto donna, in quanto essere umano. Cioè, voi non vi state rendendo conto di questa che ha inventato. E poi si è inventata, perché si è inventata una roba proprio totale, una cosa che ce fa bolà. Boni, sentite qua. Betty Nesmith Graham, quella? No, Beth Nesmith Graham, che poi il cognome suo in realtà era Claire McMurray, perché negli USA stavano ancora un po' indietro da questo punto di vista col cognome del marito, vabbè, quindi se dovete né per forza il cognome del marito, vabbè, comunque. Betty da ragazzina voleva fare l'artista. Betty mia, ma lascia perdere, mamma mia, come te capisco, però vabbè. Ma era una pippa al sugo, ok? Così, dritto dritto, proprio. Ce lo sapeva pure lei, purella, però... ma manco particolarmente studiosa, perché a 17 anni lascia la scuola, a 19 anni si sposa, rimane incinta e il marito parte per la guerra. Torna e si lasciano, a posto così. Allora, lei quindi si trova sola, divorziata e senza una lira per piangere negli anni 50, Betty mi ha fatta a benedì, perché mi pare evidente che è l'unica soluzione, vai così a Lourdes e te vai a benedì. A una certa trova lavoro in una banca a Wanagana del Texas, ok? Come segretaria, ok, lei in questo caso come segretaria, ma udite, udite, era una pippa al sugo pure là, ok? Manco pure l'acqua santa si ritira quando la vede, perché diceva non c'è speranza. Diceva, scusa, ma non era una serata, le donne, cose, top de gamma? Era una pippa al sugo speciale, aspetta. Bette faceva una cifra d'errori di battitura. Il lavoro gli serviva parecchio, quindi non si poteva far licenziare. E allora si ricorda che in pittura gli errori si ricoprono con un altro strato di colore e si ingrippa. Mischia pitture fino al giusto colore della carta e con pennellino copre l'errore. A fenomeno! Yeah! È il bianchetto! Capisci? È lei. E non l'hanno sgamata, anzi... colleghe e colleghi iniziarono a chiedere di farlo anche per loro, perché evidentemente a banca Wanagana del Texas impiegavano solo pippa al sugo, capito? Quindi Bette allora produce, Bette studia, Bette migliora e Bette ci vuole svoltare con mistake out. Così l'ha chiamata. Mistake out, via l'errore. Schiavizza il figlio e amici sua per produrre nel garage di casa, brevetta il prodotto migliorato come liquid paper. Mi coglioni. Hai capito? Esatto, questo è proprio il sottotesto perfetto. Quindi comincia a far cash la signora, capito? Vero, quando venne a IBM e General Electric. Nel 1975 l'azienda de Bette produce 25 milioni di bottigliette e se aregna. I mani gli danno un po' alla testa e le fa la coatta su una Rolls che manco il rapper negli anni 90. Siccome è proprio che è coatta, apre una fondazione per sovvenzionare le donne nelle arti e negli affari. Ah, coatta vera. Betta è una di noi. Stavo là. Betta poi però commette un errore. Si risposa.
Ma mica, cioè, voglio dire, non è che ci sta qualche cosa di male nel sacro vincolo, perché, però, per quanto, vabbè, sto stronzo, quando poi hanno divorziato nel 75, ha cercato di estrometterla da azienda e di togliere il brevetto. Sto figlio di una... Per fortuna, il mister Graham Merda sapeva andare posto e nel 1980 Betty riesce a vendere l'azienda alla Gillette per la sciocchezza dei 47 milioni di dollaroni. Mm? Qui me coglioni. Famo pure rima. Ma siccome non ci ha dato retta e non è nata a Lourdes a fasse benedì, muore 6 mesi dopo a soli 56 anni. E a posto così. Betty mia, però ci hai regalato un sogno, ci hai regalato il bianchetto. Ma che stai scherzando? Unica consolazione, il fio portò avanti le fondazioni per donne e lei riuscì a lasciarci sta perla. Le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. E casomai, aggiungiamo noi, se sbagliano, se possono correggere grazie a te. La scienza coatta, non le cancellate dalla storia. Non c'è bisogno di aggiungere tantissimo altro, cancelliamo, diciamo, soltanto gli errori, invece riscriviamo tutte insieme e tutti insieme un nuovo capitolo, una nuova pagina, riscriviamoci su e quindi con questa perla ci lasciamo e ne approfitto ovviamente per chiedervi un altro applauso per la nostra Ludovica Di Donato. Grazie mille. Grazie a voi. Perfetta. Perfetta, coatta scienziata. Coattissima. Ah, in questi giorni gli era presa poi. Allora, se c'è questo dato, faccio il video su questo dato scientifico. No, raga. È presa ma poi. Posso spoilerarlo? Sì. Elisa, posso scusa. Ah, sta a far video. No, abbiamo immaginato un video. A quanti chilometri ha detto che va? 107.000 intorno o su... 100, la testa informazione perché NASA preridi. La Terra va a 107.000 chilometri orari intorno al Sole. Abbiamo pensato a un video, immaginiamo come se l'essere umano reagisse veramente a questa velocità, tutti attaccati. Tutti così. Sto uscito da casa, ma reggite! Così. Sarebbe una cosa meravigliosa, bellissima. Vabbè. E c'è un'altra donna. C'è un'altra donna che è salita sul palco e che donna, lo sapete chi è lei? È una, ma fatti, è una... Ecco. Ciao, allora io ero in regia, e ero nelle retrovie, però io in realtà sono Letizia Scacchi e sono l'autrice di Scienza Coatta, quindi ho scritto questo spettacolo. Ho scritto questo spettacolo, ho fondato La Scienza Coatta con Paolo e Sandro e per questo spettacolo mi hanno aiutato anche Roberta e delle volontarie, le mie volontarie di Giovedì Gnocche, della rubrica di Giovedì Gnocche, che sono anche qui in sala, quindi grazie a tutte quante. Brave. Io ringrazio ancora Ludovica per essersi abbassata al nostro livello. E Roberta a parlare di grande. E Roberta, grazie per aver accettato questa sfida. Una cosa, tu hai fatto, sì. Cioè, hai creato Scienza Coatta, sì. Hai scritto, faccio meme anche. Fai i meme, parli, grazie a lei. E stai là dietro a mandare slide? Sì, sto là dietro, faccio la regia. Ah, posso? Però non mi dimenticate come le donne nella scienza, ecco. Aspetta, ti dico di più. Quella che c'ha un dottorato in astrofisica sta a far video! Cioè, ma te rendi conto? E colgo l'occasione di ringraziare Elisa Nichelli, che è stata e è ancora una grande nostra fan, è stata anche una nostra volontaria e ci ha voluto qui. E quindi ringrazio tutto il team dell'INAF, anche Caterina Ferroni che ci ha seguito sulla comunicazione e poi volevo ringraziare anche il Palazzo dell'Esposizione per averci ospitato e tutti voi e tutte voi che siete venute. Grazie. Grazie. Dai, è tutta. Grazie mille. Mi raccomando, continuateci a seguire su Twitter, Facebook, Instagram,
TikTok. A comprarvi le magliette. Esatto, sì. Esatto, io oggi ho comprato questa, ma poi ho capito che non c'entrava niente. Infatti sono arrivata e ho fatto, guarda, e lei, ma so due uomini. Vabbè, dai, posso così. Grazie mille. Grazie. Sparpagliamoci. Oh, aspetta che questa stava qua. C'era.